Ho sempre pensato che in un viaggio in Nepal le grandi montagne, i grandi tempi, i monaci, i santoni induisti mi avrebbero emozionato, ma in realtà una cosa che non mi aspettavo affatto e che mi ha emozionato molto di più e che mi rimarrà sempre impressa sono il sorriso delle persone, la curiosità e la gioia dei bambini che ti correvano incontro lungo il fiume durante la nostra discesa. Questi sono momenti che non si dimenticano. Il viaggio in Nepal era uno dei miei sogni e il mio viaggio è iniziato quando mio fratello e Alessandro hanno deciso di venire. Da quel giorno è iniziato la preparazione e l'organizzazione del viaggio, ma soprattutto è iniziato l'allenamento. Ore e ore a correre e pagaiare con la canoa piena di roba, perché per una spedizione come questa devi essere pronto fisicamente. Tutti i giorni ti trovi a scorazzare in giro con una canoa che pesa più di 40 kg e gli spostamenti in Nepal sono massacranti. We'll be right back.
scendere il Carnali non è solo vivere il fiume, ma è come fare un viaggio nel tempo. Lungo il percorso, i villaggi e le persone che si incontrano vivono ancora in condizioni che noi non immagineremo neanche, ma al tempo stesso ti accorgi di paradossi assurdi, perché questa gente ha saltato anni di evoluzione ed ora li vedi utilizzare gli smartphone e fanno foto da postare su Facebook proprio come noi. Ma nonostante abbiano già acquisito questa tecnologia, li vedi che non hanno niente e vivono di quel poco che hanno, ma sono contenti. Li vedi sempre sorridere, e anche se molti non sanno neanche come sia il mondo e che cosa ci sia. È durata 15 giorni e tutti i giorni erano intensi. Al di là delle rapide e della fatica che la discesa ha richiesto, però rimarranno sempre impresse queste immagini che sto condividendo con voi. We'll be right back.